introdurre un attimo il nostro prossimo relatore, Stefano Capolongo, che è un architetto e dottore di ricerca in sanità pubblica. Una bellissima combinazione, e anche perché è professore al Politecnico di Milano e allo stesso tempo docente presso la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. Quindi un architetto che insegna a... Pecora nera, insomma. Sono curiosissimo di sentire quello che avrei da dirci. Che sono sotto esame qua, diciamo, dell'OMS, della WISP, siamo psicologia. Sempre costantemente sotto esame, però io la domanda è: sogno o realtà? Spesso ci troviamo a fare magari dell'attività fisica o andare a correre, anche se vogliamo, in luoghi orrendi. È possibile una rigenerazione urbana, una riqualificazione, andare? Perché ovviamente questo renderebbe le cose un pochettino più semplici. Quindi spero che ci possa dare degli esempi brillanti in questo senso. Allora, intanto ti ringrazio molto per questa domanda, questa riflessione. Devo dire, ringrazio anche WISP, in particolar modo Daniela Rossi, che ha avuto il coraggio sostanzialmente di volermi invitare a questa tavola rotonda, che ho accolto ovviamente con grande piacere, perché, come avete già sottolineato, un po' l'occasione sostanzialmente di mettere a sistema, diciamo, anche approcci disciplinari, punti di vista, formazione, se vogliamo, differente, che però hanno di fatto un obiettivo comune, cioè quello sostanzialmente di tutelare la salute. Sono straconvinto, devo dirlo, che secondo me chi pianifica e progetta le città abbia un ruolo fondamentale nel tutelare la salute. Tu prima hai fatto vedere uno schema che io nella mia diapositiva lo metto sempre, di come, diciamo, gli aspetti socio-economici, culturali e ambientali condizionino poi sostanzialmente lo stato di salute della popolazione. Se vuoi che rispondo in modo secco alla tua domanda, ti dico di sì, ovviamente, nel senso che sono straconvinto, ma tutti noi sostanzialmente viviamo comunque il territorio, le città, eccetera, che le città siano e debbano essere sempre più promotori di salute, sotto vari punti di vista. Fabio Lucidi ha sostanzialmente fatto una discussion molto completa di quello che sostanzialmente sono i fattori determinanti che portano ad essere, diciamo, sempre più orientati al benessere e alla salute. Le città hanno un po' questo ruolo. Le città hanno il ruolo sostanzialmente di creare la coesione sociale, le città hanno il ruolo di generare maggiormente l'istruzione, le città hanno il ruolo di maggior accesso ai servizi, maggior accesso anche alle cure. Hanno il ruolo sostanzialmente di generare economia, cioè se uno cerca un posto di lavoro tendenzialmente si struttura in luoghi aggregati. Quindi le città, che spesso sono visti come dei luoghi, diciamo, di pericolo, di rischio per la salute, in realtà l'epidemiologia, i dati ci danno esattamente dei dati contrari di come la popolazione che vive nelle aree urbane in realtà vive di più della popolazione che vive in aree extraurbane. Ovviamente bisogna che le città però siano progettate in modo corretto, quindi il tema delle disuguaglianze è un tema fortemente presente. Prima hai fatto vedere una diapositiva di Giappo Costa, che anch'io ho messo, ma glisserò, di come all'interno poi, diciamo, dei sistemi abitativi si generino poi delle disuguaglianze molto forti. Quindi io penso che l'obiettivo che abbiamo in comune è quello sostanzialmente di eliminare il più possibile queste, diciamo, disuguaglianze attraverso quelle che tu citavi adesso, delle azioni di rigenerazione urbana, che è molto diverso rispetto a quello che molti miei colleghi pensano, che la rigenerazione sia la riqualificazione di quartieri, diciamo, di pezzi di città, dove invece la rigenerazione urbana contempla tutte le tematiche che Lucidi ha messo, compresa quelli sociali, quelli economici, quelli ambientali, che sono molto importanti. Alla luce anche del fatto, cercherò di andare il più velocemente possibile, che oggi il 54% della popolazione mondiale vive nelle aree urbane e l'ONU ha stimato che nel 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà all'interno delle aree urbane. Quindi diciamo, il rapporto tra pianificazione urbanistica e salute è un rapporto storico molto antico. Nell'Ottocento era un rapporto consolidatissimo, derivante prevalentemente da aspetti di carattere igienico-sanitario. Prendiamo la legge Napoli, prendiamo la Parigi haussmanniana che oggi noi vediamo, una Parigi che è stata completamente ridisegnata e riconfigurata in 16 anni da Haussmann sulla base proprio di istanze sociali e di istanze di salute. Quindi le fognature, i boulevard alberati, l'allineamento degli edifici, lo spostamento dei cimiteri, la ridefinizione sostanzialmente del trasporto, delle città, delle stazioni. Quindi
diciamo, c'è un consolidamento storico appunto tra il benessere, la salute e le tematiche relative alla pianificazione. Ancora oggi, quando descriviamo una città, spesso ci capita di utilizzare dei termini legati alla medicina. Quando diciamo il centro di una città, diciamo il cuore di una città, piuttosto che il sistema di scorrimento del traffico, diciamo la circolazione della città, le arterie di scorrimento, piuttosto un sistema capillare della città, oppure un parco, si dice il polmone verde della città. Quindi è un rapporto quello tra la pianificazione, l'ambiente costruito e la salute molto consolidato. Quello che però dobbiamo registrare è che oggi c'è una crescita comunque di queste città sempre più incontrollata, e soprattutto in quelli che sono i paesi ad economia emergente. Qui abbiamo alcuni esempi che, se dovessi rifarmi a quella definizione ormai stranota, ma che mi piace sempre ricordare, dell'OMS, che dice: lo stato di salute di una popolazione è il completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia. Quando andiamo a vedere queste situazioni, questi diciamo aggregati urbani, indubbiamente quei tre requisiti, tutti e tre, quello fisico, quello mentale e quello sociale, viene a mancare. Ma non dobbiamo andare per forza in contesti diciamo non europei, ma basta guardare un po' quella che è anche l'architettura, i luoghi dell'abitare, che spesso caratterizzano molti contesti abitativi, per dire: oggi uno dei temi strategici su cui le grandi aree urbane si stanno interrogando è quella della riqualificazione, per esempio, delle periferie. Perché le periferie, per come sono concepite oggi, purtroppo creano, anziché consolidamento e aggregazione, creano invece delle forti disuguaglianze dal punto di vista sociale e conseguentemente sulla salute. Dobbiamo anche dire, poi vado velocissimo, che il 50% del nostro stato di salute dipende dai fattori comportamentali e dagli stili di vita, oltre per un 20%, ci sono vari approcci, quello americano e quello europeo, però quello americano dice 20% dai fattori ambientali. L'ambiente in cui noi viviamo, se prendiamo il modello europeo, un terzo della nostra vita dipende dall'ambiente in cui noi viviamo. Ecco perché tutto l'ultimo secolo si è fortemente concentrato su una ridefinizione dell'ambiente: l'ambiente fisico, l'ambiente quello più diciamo biologico, l'ambiente sociale, l'urbanizzazione, eccetera. Quindi secondo me la chiave di lettura importante innanzitutto è creare sistema tra diverse competenze, i pianificatori, gli urbanisti, il public health e i decisori, e chi poi anche attua tutta una serie di accorgimenti di tipo tecnico. Quello che mi preme molto sottolineare, vado velocissimo per non rubare tempo, è che comunque il concetto di salute si sposta sempre più da un modello medico che era concentrato sull'individuo ad un modello sociale in cui la salute è la risultante di diversi fattori socio-economici, culturali e ambientali. Quindi la salute, questo è importante, non è più un tema esclusivamente ristretto della sanità, ma è un obiettivo prioritario fortemente influenzato dal contesto in cui oggi noi viviamo. Tant'è vero, alcune nazioni si sono mossi, penso che molti di voi lo conoscono, col FIL, addirittura l'indice di felicità interna lorda, come il Bhutan, in cui cercano poi di misurare questa salute. Quindi non è solo il PIL sostanzialmente identificare quanto un paese sta bene, ma ci sono altri determinanti, comprese per esempio le questioni di tipo ambientale. E questa diapositiva poi chiarisce un po' tutto il tema, dove il determinante più importante, che poi genera tutti dei fattori di rischio intermedi fino ad arrivare alle cosiddette malattie cronico-degenerative, partono dalle tematiche dell'urbanizzazione, dagli stili di vita e dalla globalizzazione. Si è fatto cenno anche alle tematiche dell'attività fisica. L'unica cosa che dico nel far scorrere queste diapositive è che l'attività fisica deve essere promossa in prima istanza attraverso l'uso corretto della città. Cioè non è pensabile che i 30 minuti di attività fisica al giorno vengano fatti per tutti, debbono essere anche fatti nelle palestre, ma diciamo che poi di fatto, guardando anche, io dico sempre ai nostri studenti, dobbiamo essere degli attenti osservatori di quelli che sono i cambiamenti sociali, se no noi vivremmo ancora nelle caverne, non ci inventeremmo i boschi verticali e le città sarebbero ancora quelle del Medioevo. Dobbiamo essere degli attenti osservatori. Oggi i ritmi di vita sono cambiati, lavorano gli uomini e le donne, aumentano sostanzialmente il numero delle persone single, la gente vuole vivere in area urbana, ma di qualità. Noi dobbiamo essere degli osservatori anche nell'architettura. Il bosco verticale, che farò vedere una diapositiva, è l'emblema,
sostanzialmente, di come cambiano le esigenze di qualità a cui la popolazione vuole delle risposte. Vuole case, per esempio, il tema delle residenze, ieri ne parlavamo, vuole case che costino il giusto, che siano facilmente accessibili coi servizi e possibilmente che abbia una qualità ambientale elevata. Sono numerose le azioni nazionali come LT City, piuttosto che l'agenda che è stata proposta recentemente dall'Organizzazione Mondialista della Sanità, piuttosto che il tema della rete delle città sane. Sono tante le azioni. Occorrono, oltre che delle azioni, a mio avviso anche delle risposte attraverso degli strumenti anche, se vogliamo, di buona pianificazione dell'ambiente costruito, che per me va dalla pianificazione della città fino alla scala dell'edificio. Occorrono sostanzialmente delle buone pratiche con strumenti poi attuativi. Oggi noi ci interroghiamo sostanzialmente di definire quanto una città possa realmente promuovere la salute, quello che in medicina si chiama l'evidence-based medicine. In architettura, nella pianificazione, si chiama evidence-based design. Noi vogliamo misurare attraverso indicatori quali quantitativi quanto una città sostanzialmente può produrre la salute. Le strategie, vado velocissimo, vi faccio vedere, non le sto a leggere, tanto rimangono agli atti, ma alcuni esempi di buone pratiche, di best practice, di come sia possibile poi applicare questo tipo di approccio alla città. Molti di questi casi sono Highline, per esempio, di New York, dove un sistema che era considerato una cesoia, una frattura della città, è diventato uno dei posti più vissuti da parte della popolazione. Quindi, anche qua occorrono delle indicazioni, diciamo che il verde, che è un tema, il parco, un tema importantissimo, il parco urbano, ma io devo fare un parco urbano che sia accessibile. E come accessibile? Che non ci sia solo il verde. Dentro devo mettere dei servizi, delle attività, devo generare economia, devo generare socialità. Se io faccio solo un parco, ma di fatto poi dentro non c'è niente, questo parco non verrà mai utilizzato con tutte le sue potenzialità. E quindi devo creare, per esempio, nella città una strategia che noi andiamo sempre più a predicare, quella della mixité funzionale. Oggi fare il quartiere dormitorio è un quartiere che non ha più senso. Oggi vado a generare sostanzialmente un mix di funzioni che devono dialogare tra di loro. Vi faccio vedere solo alcune immagini anche su situazioni più recenti, come quella di Seoul, di come alcuni elementi, ripeto, di frattura della città siano diventati invece l'occasione veramente della rigenerazione urbana. E questo è il tanto citato tema del bosco verticale, su cui potremmo fare 200.000 considerazioni, ma che comunque definiscono un'esigenza importante di salute e di come le città debbano produrre salute, piuttosto che la cintura verde del recupero degli scali ferroviari. Salute è anche sinonimo di sicurezza, quindi occorre una ripianificazione della città anche, diciamo, in questa prospettiva, oltre a un'incentivazione del trasporto pubblico con tutti però, diciamo, i suoi servizi e le capacità di misurare. Chiudo dicendo solo due cose. Ho detto, occorrono degli strumenti. Noi come Politecnico e con le ASE, che adesso si chiamano in un altro modo, abbiamo adottato tutta una serie di strumenti che partono dall'analisi multicriteriale attraverso, diciamo, degli indicatori internazionali che cercano appunto di misurare quanto un piano piuttosto che un progetto produca veramente salute. Qui altre azioni, diciamo, che però non sto a elencarvi, se no diventa troppo lungo, di come però si possa realmente misurare quale sia meglio la propensione di una città a generare sostanzialmente la salute. Grazie mille Stefano Capolongo. Ci hai parlato anche di coesione sociale, di quanto il disegno urbano possa favorire questo, e su questo torneremo dopo nel secondo ciclo di domande. E ci hai anche fatto vedere delle immagini di città bellissime. Io spesso mi domando, ma come mai siamo tanto attenti al nostro design interno delle nostre case, di mettere il vaso nel posto giusto, il mobile che deve essere con quel colore? E invece poi dopo, quando usciamo di casa, ci troviamo in posti orrendi. Cioè, voglio dire, gli architetti o gli ingegneri comunque hanno gli occhi sia per disegnare le case ma anche per disegnare le città, immagino. E per fortuna adesso, insomma, questo design sta uscendo dalla casa anche per andare a contaminare in qualche modo la città.